Insomma, Primo Canale da tanti anni mi sono occupato un po' di molti aspetti. Sulle dirette sicuramente questa è una televisione che ha avuto una svolta soprattutto nel 2001 con il G8. Da quel momento ovviamente questa televisione ha avuto anche un ritorno d'immagine a livello internazionale addirittura, quindi insomma eravamo già presenti in quei fatti tragici, ma che dal punto di vista dell'informazione per quanto riguarda il nostro gruppo è stata determinante per una crescita legata all'all news, ovvero l'informazione anche a flusso continuo. Poi naturalmente dopo quei fatti tragici, ma che però diedero anche grande senso di responsabilità per quello che si andava a dire in un momento così difficile per la regione, per l'Italia, ma forse per tutto il paese, ci siamo anche poi occupati di molte cose che sono successe legate naturalmente alle situazioni atmosferiche, dunque le piogge, le nevicate, abbiamo dovuto dare informazione, siamo diventati quella che è diventata poi la televisione di servizio a tutto tondo a livello regionale più importante, senza falsa modestia ovviamente, perché insomma avvertire, informare la popolazione di un pericolo imminente come l'esondazione di un fiume oppure una nevicata improvvisa che paralizza la città è una utilità importante che ci è stata riconosciuta, e questo credo che per il nostro lavoro sia stato molto importante. Poi le dirette però svariano in varie situazioni, al di là poi degli incendi, potrei raccontare alcune situazioni anche legate agli incendi, oppure addirittura tornando indietro negli anni, il caso del Dorner, l'aereo arrivato dalla Sardegna che andrò fuori pista e andò in mare, ci furono delle vittime, anche quello insomma Primo Canale era rimasto in prima linea. Ancora all'indietro, ancora prima del G8, il processo Bilancia in diretta, una tragedia della cronaca nera che ha investito la nostra città per questo serial killer che poi ha avuto gli ergastoli ovviamente per tutti i suoi omicidi. Primo Canale in diretta, l'allora direttore Ilaria Cavo, io ero a Palazzo di Giustizia a raccontare anche il dramma delle famiglie colpite, ma anche la voglia e la sete di giustizia. Bilancia non si presentò a processo, però insomma ricordo sempre che il tenente colonnello Ricciarelli, che poi aveva in qualche modo incastrato il Bilancia, aveva proprio detto davanti alle nostre telecamere un appello affinché il Bilancia stesso venisse a rispondere davanti alla magistratura, cosa che poi no, lui non fece. Insomma, tutti spaccati in situazione. Poi io mi occupo molto di sport anche, e quindi anche il calcio, al di là delle gioie e dei dolori delle squadre particolarmente cittadine, hanno riguardato anche fatti di cronaca importanti. Ricordiamo la vicenda delle magliette di Genoa-Siena, con il match sospeso, un fatto che ebbe un eco clamoroso in tutta Italia, non solo perché fu la prima volta in cui degli ultra obbligarono una partita ad essere sospesa, le cessioni del Genoa, la retrocessione a tavolino in Serie C, insomma una situazione che poi Primo Canale seguì molto molto da vicino, i fatti relativi a Italia-Serba con Bogdanov, l'ultra della Serbia che fermò la partita della nazionale, e anche lì con i disordini fuori dallo stadio. Primo Canale andò sempre in diretta, io vado molto velocemente, però insomma sono ore e ore di dirette. Mi fa piacere ricordare ancora prima, io non c'ero ancora, ma questa televisione già l'omicidio di Claudio Spagnolo negli anni 90 fu in diretta dopo quel drammatico Genoa-Milan. E poi per quanto riguarda la Sampdoria, ovviamente la cessione della società ultima, dai Garrone a Ferrero, venne svolta in un'ora sola, però ci fu un'intensità incredibile perché al mattino fummo chiamati dall'ufficio stampa della Sampdoria, venite perché la società ha cambiato proprietario, sembrava quasi uno scherzo, e in realtà di solito queste cose poi trapelano, invece non uscì nulla fino all'ultimo, ci fu questo cambio di società, e vi posso dire che forse quella fu la diretta più difficile paradossalmente, perché non c'era minimamente preparazione, abbiamo dovuto andare in onda così d'amblè e correre e dare una notizia che per la città comunque è molto molto importante, perché ricordiamo che la passione intorno al calcio a Genova c'è e come, e tutti i fatti legati allo sport vanno trattati particolarmente con cura per non insomma avere poi critiche e essere suscettibili di qualche altra situazione. Mi ricordo anche la retrocessione del Genoa a tavolino in Serie C, come accennavo prima, in Lega Pro, con i disordini di piazza, andammo in onda per ore e ore anche di tarda notte per seguire i blocchi autostradali, i blocchi della sopraelevata, gli scontri che ci furono, così come in tante altre situazioni. Insomma, Primo Canale credo che sia sempre stata in prima linea proprio per informare, e siamo cresciuti del web, si è già detto, perché poi anche tutto questo viene legato alle partite. Poi la cronaca si fa giorno per giorno, e quindi anche le partite domenicali e non solo vengono seguite sul nostro web con grande attenzione.
Beh, corretta la definirei come informazione immediata e responsabile, credo che siano tre così appellativi per quanto riguarda il nostro lavoro. Corretta perché non abbiamo bisogno di cercare avventure, ma dobbiamo dare un'informazione precisa e puntuale, anche per la responsabilità, e qui vengo all'altro appellativo, proprio per dare un senso di interesse e di sicurezza anche che ci segue. E poi responsabile perché ovviamente i toni devono essere comunque quelli sempre pacati, sempre rassicuranti, e non creare facili allarmismi. È fin troppo semplice speculare su queste vicende, non l'abbiamo mai fatto, e quindi sicuramente credo che sia una nostra prerogativa. E poi è chiaro che cerchiamo sempre anche la velocità, perché io in un mondo di televisioni anche nazionali molto paludate, molto in ritardo, molto burocrate, con tanta burocrazia, con tanti lacci e lacciuoli, credo che una TV locale invece l'immediatezza sia veramente la cosa fondamentale.